Ciao, nel video di oggi andiamo a realizzare insieme una mascherina come quella che avete visto nelle foto dell'anteprima, ma anche la foto che ho messo nella story, se nella community, praticamente è lo stesso genere di mascherina. Io praticamente quella che ho fatto durante il tutorial è già la seconda, ne farò altre ovviamente per avere il cambio e il risultato è questo. Okay? Non so se si riesce a percepire bene la forma, però comunque è una mascherina che prenderà la forma del vostro viso. Per cui, se vi interessa questo genere di tutorial, allora rimanete con me per vedere come realizzare la mascherina che vedete qui davanti. Allora, per il progetto di oggi avremo bisogno di un tessuto di cotone. Il tessuto che sto utilizzando io è molto sottile, quasi trasparente, si può dire. Quando lo vado ad aprire, si può intravedere attraverso. Per quello ho deciso di rafforzarlo utilizzando un tessuto termoadesivo. Questo è sempre un tessuto di cotone, tranne che su un lato, su quest'altro lato, c'è un po' di colla che quando andiamo ad aggiungere questo tessuto al tessuto principale sul retro e andiamo con il ferro da stiro, praticamente noi incolliamo i due pezzi e diventa un unico pezzo di tessuto che ovviamente avrà una certa struttura e robustezza, visto che facciamo questo genere di mascherina, a mio avviso bisogna che abbia un certo spessore, perché se no usare solo un pezzo di tessuto, a mio avviso, è un po' inutilizzabile, però ovviamente ognuno la pensa a modo suo. Per cui, nel caso in cui non avete questo genere di tessuto termoadesivo, potete utilizzare un tessuto di cotone più spesso, che non sia troppo trasparente. Nel caso in cui è troppo trasparente e non avete in casa altro, vi consiglio di aggiungere uno strato di tessuto in più o addirittura anche due. Ovviamente voi appoggiateli, adesso capirete perché ci serviranno due pezzi di tessuto praticamente. Voi ovviamente appoggiate più strati di tessuto e provate a respirare, mettetelo sulla faccia e vedete se riuscite a respirare bene, perché ovviamente bisogna respirare quando si utilizza la mascherina, non bisogna avere un ambiente troppo chiuso affinché ci si arriva a soffocare. Per cui regolatevi anche in base a questo, fate delle prove in base al tessuto che avete in casa. Ma per poter fare la mascherina bisogna realizzare il cartamodello. Io ho fatto due misure diverse di cartamodello, giusto per darvi la possibilità di realizzare una misura più grande e una più piccola. Quella più grande l'ho fatta per mio marito, praticamente ho disegnato sul foglio di carta, come si vede qui, un rettangolo che misura 25 x 18,5 cm. Invece per l'altra più piccola, perché se dovessi fare una mascherina per me, la farei quella più piccola, visto che ho una faccia piccolina. Per cui per quest'altra piccola bisogna andare a fare un rettangolo di 23 x 17 cm. Intanto vi faccio vedere l'altra. Il procedimento sarà lo stesso anche per il cartamodello più piccolo. Però intanto vi spiego questa. Dopo aver fatto il rettangolo di 25 x 18,5 cm, utilizzando la squadra, vi consiglio di utilizzare una squadra, dobbiamo andare a contrassegnare con dei punti come si può vedere nell'immagine. Per cui, misurando dall'angolo qui, andiamo a misurare 6. Posizionate la squadra in questo modo perché è più semplice, per quello vi dicevo della squadra. Ok, la posizionate in questo modo. Nella parte superiore misurate 6,5 cm e fate un puntino. Invece, andando all'ingiù, misuriamo 6 cm. Poi cambiamo, andiamo nel senso opposto e ripetiamo lo stesso. Misurando dallo spigolo qui andiamo a misurare 6,5 verso la parte interna, invece 6 centimetri all'ingiù e facciamo un puntino. Poi ripetiamo lo stesso anche nella base, ok? Posizionate la squadra nella base in questo modo. Misurate dallo spigolo verso la parte interna 6,5 cm, invece all'insù 6 centimetri. Poi ripetiamo lo stesso anche nell'altro lato, 6 centimetri all'insù, facciamo un puntino, 6,5 centimetri andando verso la parte interna. Fatti questi puntini, non dobbiamo fare altro che andare ad unirli. Posiziono la squadra in questo modo e vado a tracciare le linee. Poi, una volta fatto questo, possiamo andare a ritagliare il cartamodello.
E praticamente devo andare a ritagliare qui, così in questo modo. Però adesso vi faccio vedere anche l'altra misura, quella più piccola, per cui dovete andare a fare un rettangolo di 23x17 cm e in questo caso, siccome il cartamodello è più piccolo, dobbiamo andare a misurare in questo modo 5,5 cm verso la parte interna, invece andando all'ingiù 5 cm. E ripetiamo questo in tutti gli spigoli. 5,5 cm verso la parte interna andando all'ingiù 5 cm. Poi invece nella base, misurando dallo spigolo all'insù, saranno 5 cm, invece dallo spigolo verso la parte interna saranno 5,5 cm. E anche in quest'altro spigolo facciamo lo stesso: dallo spigolo all'insù saranno 5 cm, invece verso la parte interna 5,5 cm, ok? Spero che si riesca a vedere bene. Potete mettere in pausa e focalizzare bene i numeri. Poi, anche in questo caso, dopo aver tracciato, dopo aver realizzato i punti, non dobbiamo fare altro che andare ad unirli. Ovviamente io mi fermo qui perché questo cartamodello a me per adesso non mi interessa, perché farò la misura più grande, quella che avete visto all'inizio. Adesso ho preparato il tessuto, per cui utilizzando il cartamodello andrò a tagliare due pezzi del tessuto principale e due pezzi del tessuto termoadesivo. Non bisogna lasciare nessun margine di cucitura, per cui lo andate, potete anche fissarlo con dei spilli e andate a tracciare la sagoma utilizzando un gesso, dopodiché ritagliate il tessuto. Ho finito di tagliare il tessuto principale, per come vi dicevo ci serviranno due pezzi. Nel caso in cui utilizzate un tessuto sottile e avete il tessuto termoadesivo, in quel momento procedete in questo modo, esattamente come vi dicevo anche all'inizio del video, per cui ci serviranno due pezzi del tessuto principale e due del tessuto termoadesivo, per cui adesso non devo fare altro che andare a prendere un pezzo del tessuto principale, ok, e sul retro andrò ad aggiungere il tessuto termoadesivo con la colla, ovviamente sul retro. Questo qui da me c'è la colla, per cui la vado ad aggiungere sul retro del tessuto principale, ok? La andate a sistemare per bene, poi con il ferro da stiro i due pezzi si andranno ad incollare perfettamente. Procederò nello stesso modo anche per gli altri due pezzi. Ed ecco come si presentano adesso i tessuti dopo aver incollato anche il tessuto termoadesivo. Adesso bisogna andare a posizionare il tutto dritto con dritto, perché dobbiamo andare a chiudere e andremo a fare delle cuciture soltanto qui. Vi faccio vedere con la penna finché si riesca. Nei laterali qui bisogna lasciare aperto. Dove vado a segnare con la penna? È là che si andranno a fare le cuciture, ok? Voi non dovete fare questo. Voglio solo che si riesca a capire bene quello che bisogna cucire, per cui ok, fin qui. Poi qua, per come vi dicevo, i laterali rimangono aperti e anche qua nella parte di sotto per poter svoltare il tutto, per cui qui si farà la cucitura e anche qui, ok? Spero di essermi spiegata bene. Dove vedete le linee, là che si faranno le cuciture, il resto rimarrà aperto. Intanto vado a fissare per bene e fissare con i spilli.
Ok, adesso andate alla macchina da cucire e cucite esattamente i lati che vedete contrassegnati. Ed ecco come si presenta il pezzo una volta cucito, perché come vi dicevo i laterali saranno aperti, ma anche la parte di sotto per poter svoltare il tutto. Ok? Per cui adesso andiamo a svoltare il tutto e dopo aver svoltato bisogna andare a stirare molto bene. Ok, praticamente quando andate a stirare, allora il pezzo è questo, i laterali sono qui, l'apertura che abbiamo lasciato per svoltare il tutto la dobbiamo andare a stirare con i margini del tessuto verso l'interno di circa mezzo centimetro più o meno. Ok? Ok, stirando. Okay, per avere una cosa del genere, la stirate molto bene, dopodiché andremo a fare una cucitura dritta per poter chiudere l'apertura. Poi faremo lo stesso anche nella parte superiore, anche se qui è già chiuso, ma per avere il tutto identico bisogna fare dopo anche una cucitura vicino al margine affinché i due lati siano uguali. Ed ecco come si presenta il pezzo una volta chiusa l'apertura. Vedete, ho fatto delle cuciture in ambedue i lati, però adesso dobbiamo andare a contrassegnare con delle linee esattamente come si può vedere qui su questo pezzo, non importa su quale lato perché tanto sono identici. Praticamente la misura che vi sto dando adesso per l'altro pezzo più piccolo non è lo stesso, visto che è molto più piccolo. In quel momento invece di misurare dal basso verso l'alto 5 centimetri, andate a misurare circa 4 più o meno. Per cui voi per questo pezzo dovete andare a misurare dal basso 5 centimetri e contrassegnare con dei punti, ok? Dopodiché, con l'aiuto del righello, ok? Dopo aver fatto questi punti che si vedono qui, io ho utilizzato praticamente, potete utilizzare il gesso, o se no, io utilizzo questo, è praticamente una saponetta. Questa è facilmente lavabile, per cui non è problema. Dopo aver contrassegnato con i punti, vado a tracciare la linea. Poi ripeto lo stesso anche nell'altro lato. Vado a misurare dal basso verso l'alto 5 centimetri. Vado con qualche puntino, poi realizzo la linea. E adesso andiamo a dare la forma alla nostra mascherina. Per cui per dare la forma andiamo a piegare il tessuto affinché la linea sia proprio centrata. Piegate molto bene in questo modo. Perfetto, poi farò lo stesso anche nell'altro lato, però prima di fare anche l'altro lato vado alla macchina da cucire e farò una cucitura dritta vicino vicino al margine, giusto, lascerò giusto 2-3 mm, non di più. Ed ecco come si presenta la cucitura. Ovviamente tirate via i vari fili, li andate a tagliare. E adesso ripeto lo stesso per l'altro lato. Il tutto è in questa posizione. Ricordatevi che qua c'è la linea, per cui dovete
posizionare il tutto nello stesso modo. Fissate con i spilli, poi andate alla macchina da cucire e fate la stessa cucitura che avete fatto nel lato opposto. Ovviamente spostate l'altro lato quando andate a cucire, perché non vorrei che per sbaglio, anche se non arriva comunque. Perfetto, io vado a fissare con i spilli, poi farò la stessa cucitura che ho fatto qui. Allora, vuoi anche precisare che dopo aver fatto questo genere di cuciture bisogna andare ad aprire il tutto e stirare molto bene. E adesso procuratevi degli elastici. Io sto utilizzando degli elastici che praticamente andranno intorno alle orecchie, però si può utilizzare anche un grande elastico che andrà intorno alla testa. Sarete voi comunque a decidere questa parte. Però mio marito si trova bene con la mascherina che va, diciamo, gli elastici vanno intorno alle orecchie, per cui l'andrò a fare anche questa sempre nello stesso modo. Però vi consiglio comunque di utilizzare un elastico più sottile, non così largo come il mio, ma se non avete solo questo, come nel mio caso, utilizzate anche questo, andrà benissimo. Per l'altra mascherina ho utilizzato un elastico più sottile, però non mi è finito e ho solo questo in casa, per cui mi adatterò e utilizzerò questo. Praticamente qua ci sono delle strisce, due, che misurano circa 28 centimetri, però anche in questo caso la lunghezza sarà un po' a decidere a momento, perché ci sono dei elastici, ho notato che sono più elastici o meno, per cui regolatevi anche in base a questo. Però comunque, anche se li tagliate più lunghi, non c'è problema, che si possono regolare anche dopo aver realizzato la mascherina e inserito l'elastico. E adesso, per poter dare una bella forma alla mascherina, vedete qua ci sono le cuciture, andiamo a girare in questo modo e chiudere il tutto in questo modo. Potete anche stirare per facilitare, diciamo, il tutto. Poi qua nell'estremità andiamo a piegare il tessuto, vediamo se avvicino un po'. Aspettate, intanto vado a fissare con uno spillo qui. Ok, così rimane tutto chiuso. Allora, per come vi dicevo, dobbiamo andare a piegare il tessuto di circa mezzo centimetro, un centimetro verso l'interno in questo modo. Poi pieghiamo ancora di un altro centimetro abbondante. Praticamente dobbiamo sovrapporre, diciamo, il tutto così. Dobbiamo chiudere, ok, la nostra mascherina, poi quando andrà aperta avrà la forma giusta, ok? Per cui potete anche fissare con uno spillo. Vediamo, vorrei misurare così vi posso dire un po' più. Sono quasi un centimetro e mezzo piegato in questo modo. Qua rimane aperto nei laterali e facciamo semplicemente una chiusura vicino al margine. Anche all'inizio, anche alla fine, bisogna fare qualche cucitura avanti e indietro. Ho finito di cucire i laterali e ho chiuso ovviamente il tutto, per come vi dicevo, sarebbe rimasto aperto. Qua praticamente abbiamo un tubolare. Voglio anche precisare che quando andate a fare questo genere di cucitura bisogna utilizzare un ago abbastanza spesso, perché abbiamo un po' di spessore. Adesso potete anche andare a stirare il tutto, dopodiché possiamo inserire l'elastico piano piano qua dentro. Si farà un piccolo nodino che lo andremo dopo ad inserire dentro il tubolare finché non si veda, e praticamente la mascherina è pronta. Per facilitare l'inserimento dell'elastico sto utilizzando questo ago molto lungo, con la punta arrotondata e con la cruna abbastanza grande da poter inserire l'elastico, per cui se ce l'avete in casa utilizzatelo, perché vi facilita tantissimo il tutto. Giusto un pezzettino, lo inserisco dentro e piano piano vado ad allargare qui il tubolare. Ed ecco. Poi faccio un piccolo nodo. Potete anche bruciare le estremità con un accendino, visto che andrà lavata parecchio. Ok, ed ecco, adesso andiamo ad inserire dentro il nodino.
Ovviamente se avete utilizzato un elastico più sottile farete meno fatica. Però io, per come vi dicevo, non ho altro in casa, per cui ho addirittura più larghi di così, per cui provo un po' a regolarmi. Ecco così. Vedete? E il risultato sarà più o meno questo. Adesso vado a ripetere lo stesso anche nell'altro lato. Ed ecco, ho finito di inserire i due elastici e praticamente il risultato è questo. Quando voi andate ad aprire, ok, la mascherina sul davanti sarà più o meno così, prenderà la forma del vostro viso, ok? Il tutto sarà più o meno così. Io vi consiglio di farne un paio, giusto per avere tutti i giorni un cambio. Questa è la seconda mascherina che io sto facendo, ne farò altre affinché mio marito la possa cambiare tutti i giorni. E per quello vi dicevo che c'è bisogno di un tessuto di cottone perché andranno lavate ad una temperatura elevata, per cui bisogna anche qui prestare attenzione al materiale con cui si vanno a realizzare questo genere di mascherina. E per come vi dicevo, noi per oggi abbiamo terminato. Spero tanto che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande, potete farli pure nella sezione commenti. Io vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao ciao!